Ciao a tutti, ecco come risolvo questo scramble. Allora abbiamo il pezzo qui, qui, qui e qua sopra. Ora, prima di tutto, sposto il pezzo arancione bianco qui di lato, sposto blu, inserisco verde e rosso e poi inserisco arancione. E ho fatto la croce. Vedo che si è formata la coppia, quindi una volta che faccio di due, sledge e inserisco. Ora da qui noto questo e questo. Quindi faccio 1, caso base, e inserisco questo angolo qua. So già che è lo spigolo corrispondente qua dietro, quindi prendo e inserisco. Vedo l'altra coppia, inserisco. Ora, avendo la barra qui, 1 e 2, stesso colore di questo spigolo, so già che con l'algoritmo che farò avrà uno skip, quindi 1, skip. Grazie. Allora, croce bianca 1, 2, 3, 4. Parto con questo e vado a inserirlo. Poi inserisco questi due. Vedo che si è formata questa coppia. La levo, allineo D e poi la inserisco. La seconda coppia che vedo è questa. Levo lo spigolo da dietro e poi inserisco con un caso base. Terza coppia che vedo è questa. La quarta. OLL. PLL skip. Allora, abbiamo il bianco blu già su D, bianco rosso e bianco verde che si possono inserire insieme e il bianco arancione in alto. Abbasso il bianco arancione, muovo il doppio strato, inserisco bianco rosso e bianco verde insieme e mi si forma anche la coppia bianco rosso blu. Con R inserisco l'ultimo pezzo della croce. Ho ancora il doppio strato, così allineo centri e croce, e mi inserisco la coppia in B, anziché tenermela di fronte. Dopodiché bianco, arancione, blu. Muovo U, così tirando fuori l'angolo mi rimane il caso base. Inserisco dietro. Così ho gli ultimi due spigoli in front e non devo girare il cubo per cercare i pezzi. Muovo l'angolo, tiro fuori lo spigolo, caso base, 3 sexy, OLL, HPM. Ciao a tutti, questa qui sarà la mia risoluzione per il 10 Cubers One Scramble. Allora, io faccio la croce bianca, i pezzi sono qui, qui, qui e qui. Allora, con il blu in F e il giallo in U, con DLF' si forma una coppia e si mettono a posto i primi tre pezzi della croce. E poi ruotando Y e inserendo l'ultimo pezzo così, R'FR, la coppia si preserva. Quindi D2 e sarà la prima che andremo a inserire. Mentre sono in questa situazione qui, vedo sì, già questo angolo e questo spigolo e sarà la prossima coppia che vado a fare. Quindi inserisco, ruoto. E questo qui è un caso del keyhole e quindi lo andrò a inserire. E intanto tengo traccia di questi due pezzi che sono quelli della prossima coppia. Quindi sposto l'angolo per avere libera la colonna, inserisco e ritorno indietro. E subito ruoto e faccio la coppia successiva. Sposto lo spigolo sopra, nascondo, caso base, inserisco. E questa qui è l'ultima coppia. OLL. Questo qui si può fare o con F' e doppia sexy move da sinistra, però a me non piace tanto, quindi io faccio R' U', doppio sledgehammer, UR, e poi J'. Ciao! Allora, per questo scramble faccio la croce bianca, bianco arancio qua, bianco blu, bianco rosso, bianco verde. Parto con il bianco di fronte, faccio di primo, in modo tale da allineare il bianco arancio. Quindi faccio ruota di, e poi finisco. Mentre completo la croce noto che si è formata questa coppia, quindi la salvo e la inserisco.
Poi noto questo angolo e il corrispettivo spigolo è qua dietro e lo vado a inserire in questo modo. A questo punto faccio la coppia arancione-verde che ho visto nel frattempo. E quindi la coppia mi si è formata qua davanti. Per completare, OLL con skip. Bene, in questo scramble notiamo la semplicità della croce bianca. Notiamo lo spigolo 1, rosso bianco, e lo spigolo 2, verde bianco, che ci suggeriscono una facilità nell'inserimento. Il terzo spigolo è già messo nel suo strato D, cioè il blu bianco, ma va orientato. E il quarto spigolo, arancione e bianco, lo possiamo inserire semplicemente con primo di R. Abbiamo inserito metà degli spigoli della croce, gli ultimi due li inseriamo con un LF'. Notiamo che questa coppia è già risolta, basterebbe farla uscire con un RU R'. Ma abbiamo notato anche questa coppia che con una semplice setup favorirebbe una posizione più vantaggiosa. Quindi noi cosa facciamo? Ce la ritroviamo così, U, facciamo uscire la coppia con RU R'. E abbiamo anche questo caso in caso base. Risolviamo prima quella L perché almeno ce la togliamo subito di mezzo e poi risolviamo il caso base in R. Ho notato mentre inserivo questa coppia che questo era uno spigolo verde-arancione, quindi non sarebbe stato lui lo spigolo da accoppiare con quest'angolo, il rosso, verde e bianco. Potremmo fare semplicemente così, ma l'abbiamo notato in precedenza, quando abbiamo inserito. Quindi, R', U2, R. Caso base, inseriamo. Ultima coppia, U2, la posizioniamo sul suo slot, LU2, L', caso base risolviamo. Tutti gli angoli sono risolti, quindi alla fine di questo LL gli angoli continueranno ad essere risolti. PLL. Ciao ciao! Allora, qui è una croce abbastanza semplice, quindi senza pensarci molto mi vado ad inserire i pezzi nel loro ordine corretto, quindi rosso-verde. Qui però noto che c'è diciamo una coppia che potenzialmente posso preservarmi, quindi tento di preservarmela prima di inserire questo. Quindi la porto su semplicemente e poi concludo la croce. Ho già capito da un pezzo dove è finita questa, quindi subito dopo aver, diciamo, chiuso la croce lo vado ad inserire. Qui vedo questi due che posso inserire dietro, quindi senza potenziali perdite di tempo. Qui ho visto che c'è un'altra coppia dietro e quindi la inserisco, diciamo, al suo posto senza ruotare il cubo, la inserisco in questo modo ed infine abbiamo l'ultima coppia che sono questi due. Mi è capitata una T e fortunatamente una J-Perm. Allora, lo scramble è abbastanza decente. Per la croce metterei prima questi due pezzi, così, e poi questo. Intanto vedo questi due pezzi che formano un pair. Poi vedo subito questo pair già pronto, sarà il primo che inserirò. Poi inserirò questo, quindi metto a posto la croce. Inserisco questo pair. Poi questi due pezzi, inserisco il pair, quindi sistemo così. Poi vedo subito questi due. E questo qua, quindi così. Poi visto che ho questi qua e questi due, quali fare prima? Allora, secondo me è meglio fare prima questo pair qui, perché così facendo questo pezzo si flipperà andando a risultare col bianco sopra ed è più facile da gestire. Quindi faccio così, inserisco questo pair e poi
Inserisco questo, vedo subito che la croce sarà già fatta, la croce gialla. Poi l'assumo. E poi l'R ferma. Eccoci con lo scramble. Allora, in questo solo utilizzerò la croce bianca. Ho fatto prima ovviamente la solo con la croce arancione e poi l'ho riportata. Allora, la prima cosa che vedo è questo pezzo blu bianco, rosso bianco, verde bianco qua e qua c'è l'arancione bianco. Ci sono diversi modi per fare la croce, ma quello con cui io mi troverei più comodo è portare il blu qui, ovviamente dietro. Così posso scendere con il rosso e il verde. A questo punto rimane soltanto, come vedete, l'arancione qua dietro, che posso semplicemente inserire da qui, perché in questo modo l'unica cosa che, tra virgolette, avevo visto era questa coppia qua, che diciamo si riesce a salvare. Quindi inserendo il pezzo arancione qua in giù, la croce è completata e deve essere solo posizionata, diciamo. E questa coppia è stata salvata. Cos'altro si può vedere è che ovviamente c'è questo angolo già inserito, arancione blu, e lo spigolo si trova qua in alto. Semplicemente ora come ora potrei fare un X cross, ma in una solve non mi sarebbe mai capitato. Quindi facciamo la solve come l'avrei fatta, diciamo, in gara o comunque a casa normalmente. Quindi vado a finire la croce così, inserisco il primo F2L in questo modo. Ovviamente mentre inserisco vedo la coppia verde e rossa, quindi basta soltanto portare lo spigolo in questo modo per poter fare l'inserimento base. Primi due F12 sono andati, vedo subito gli altri due qua dietro, abbiamo il verde e arancio, quindi senza spostare il cubo per ora posso portarmi al caso base in questo modo, poi sposto il cubo e inserisco. Sono arrivati all'ultimo F2L, vedo che l'angolo è già inserito qua sotto, lo spigolo è rimasto qua e ci sono diversi modi. Se la croce non fosse in questo modo, avrei già potuto inserire, diciamo, accoppiare l'F2L in questo modo e poi inserirlo, ma tornando indietro, cercando di salvare la croce, questa è una cosa che comunque più o meno riesco quasi sempre a fare nelle solve, quando sono, diciamo, i casi più facili, cercare di mantenere la croce, quindi sposto il cubo in questo modo e faccio direttamente l'inserimento dello spigolo mantenendo la croce in questo modo. Quindi a posto così abbiamo l'OLL e poi una Y perm e si vede che dovrò fare un U' alla fine. Eccoci qua. Ciao a tutti, allora risolverò il cubo a partire dalla croce bianca come al solito. Vediamo che in questo caso il blu è già vicino al centro bianco, rosso e verde sono accoppiati tra di loro, quindi verranno inseriti insieme e qui c'è l'arancione. Dunque, sicuramente per prima cosa proverei a inserire questi due e per farlo sposto il blu vicino al centro verde, quindi per poi risolvere l'arancione alla fine. Ovviamente in questo caso, essendo la croce un po' più complessa, non riesco a prevedere la prima coppia dell'F2L. Quindi faccio qualcosa di questo tipo. E eseguendo la croce più lentamente, noto che si forma questa coppia qua, che è la prima coppia che andrò poi a risolvere anche nell'F2L. Una volta chiusa la croce, quindi risolvo questa coppia e noto questi due. Ora noto questi, prima di risolvere questi due, che sarà la terza coppia che vado a risolvere. Infine, qui c'è lo spigolo arancio-blu e qui c'è l'angolo. Quindi per risolvere quest'ultima coppia qui uso l'algoritmo apposito. E quindi qua è l'L e PLL. E qua. Ciao a tutti.